Nel centro storico di Perugia, all'ombra della Basilica di San Pietro, un'autentica esplosione di colori e profumi ha vivacizzato anche in questo mese di settembre i giardini del Frontone, i più antichi ed eleganti della città. Il Perugia Flower Show, manifestazione botanica ormai di rilievo nazionale tra le più attese della regione, è tornato infatti nella sua veste autunnale per far conoscere agli amanti del verde, ma anche ai semplici curiosi, piante rare ed inconsuete dei migliori florovivaisti d'Italia. La nostra Winter Edition perché è dedicata a tutto ciò che fiorisce nel periodo autunnale nonché invernale. Sono sempre 55 gli espositori provenienti da tutto il territorio nazionale, diciamo tutte le punte di diamante di quello che è il giardinaggio di qualità. Abbiamo piante perenne, abbiamo rosa, abbiamo piante aromatiche, abbiamo i bulbi provenienti dall'Olanda, abbiamo una collezione di zucche ornamentali molto bella, pelargoni, orchidee, tutto ciò insomma che fiorisce in questo periodo. Abbiamo una collezione molto bella di camelie, nuova, lanceremo piante in anteprima, quindi come al solito una manifestazione estremamente specializzata. Tra le varietà botaniche che raggiungono il suo massimo splendore in questo periodo e non solo, anche delle vere e proprie rarità. Questa è una delle ultime creazioni di Rose Barni, la varietà si chiama Mocca Rosa ed è molto particolare il colore perché è quasi un color tabacco, quindi è una tipologia completamente nuova per il mercato italiano. Una delle cose più particolari che abbiamo è il giglio di Sant'Antonio, che è un giglio molto antico che diciamo le persone ce lo chiedono perché si ricordano i loro nonni, e si chiama giglio di Sant'Antonio perché lui fiorisce proprio a Sant'Antonio il periodo di metà giugno. La sesta edizione del Perugia Flower Show Winter Edition non si è limitata però solo alla mostra mercato, ma ha ospitato anche corsi, laboratori e attività organizzati da esperti, rivolti non solo agli appassionati, ma anche ai bambini e a chi non ha mai avuto il pollice verde. È sempre meraviglioso vedere questi giardini così agghindati, adornati, arricchiti da tutte queste piante espositori. Poi quest'anno, insomma, a breve avremo anche modo e piacere di restituire alla città le statue restaurate, a breve metteremo mano anche all'archetto e quindi al confrontone che piano piano, nonostante momenti di difficoltà, di sofferenza, riesce a resuscitare.